Badiamo a non trasformare i nostri contributi in puntigli da difendere o agende da imporre, ma offriamoli come doni da condividere, pronti anche a sacrificare ciò che è particolare, se ciò può servire a far nascere insieme qualcosa di nuovo secondo il progetto di Dio. Altrimenti finiremo per chiuderci in dialoghi tra sordi, dove ciascuno cerca di tirare acqua al proprio mulino, senza ascoltare gli altri e soprattutto senza ascoltare la voce del Signore. Le soluzioni ai problemi da affrontare non le abbiamo noi, ma Lui.